Inaugurata questa mattina in anteprima assoluta a Castel dell'Ovo la mostra I De Filippo, il mestiere in scena, che resterà a Napoli per 5 mesi nelle storiche sale del castello. In esposizione 70 costumi di scena autentici, fra cui quelli di Natale in Casa Cupiello, i fondali dipinti da Macari e da Guttuso, copioni originali, bozzetti, lettere e materiali inediti provenienti dalle collezioni di famiglia. Un'emozione grandissima, riaprire questi magazzini, questi archivi, anche le collaborazioni con gli archivi pubblici, tra cui l'Istituto Luce e Raiteche. Abbiamo tirato fuori tanto materiale inedito che sarà tutto esposto in mostra e che spero possa colpire le emozioni di tutti. Spero che siano iniziative come questa mostra che possano dare altre vie e altre vie di fuga. Magari chi non si conosce come attore può scoprirsi attore avvicinandosi al teatro in questo modo, toccando da vicino le scenografie, toccando da vicino i cimeli, leggendo da vicino i manoscritti. Magari riescono ad avere la curiosità necessaria per avvicinarsi a un mondo tante volte difficile. La mostra attraversa 3 generazioni. Dopo il capostipite Edoardo Scarpetta, la maggiore attenzione è riservata ai celebri figli Titina, Edoardo e Peppino De Filippo, con sezioni dedicate agli altri protagonisti della famiglia, Luca e Luigi De Filippo, Vincenzo e Mario Scarpetta. Uno spazio particolare è dedicato a Edoardo come drammaturgo, rappresentato in 47 nazioni e in decine di lingue, nonché a Edoardo poeta, con le liriche interpretate da 16 attori napoletani. Io credo che nel momento in cui gli rendiamo, credo, l'omaggio più grande che la città abbia reso a De Filippo, sappiamo che da questa iniziativa trarremo una grande forza, Napoli trarrà nuova forza, per indicare che la via del riscatto, la via della costruzione del futuro risiede proprio in questa grande, immensa tradizione teatrale che è, secondo me, un punto altissimo dell'umanesimo universale di questa città. Grazie alla collaborazione con la RAI e con l'Istituto Luce, il percorso espositivo si avvale di diverse installazioni con documenti filmati d'epoca. Davvero in tanti abbiamo avuto questo evento, in uno dei luoghi simbolo della città di Napoli, fino a marzo la prima grande mostra sulla famiglia De Filippo, da Scarpetta, Edoardo, Peppino, Titina, Luigi, Luca, la storia della nostra città attraverso il teatro, attraverso la cultura, attraverso il cinema, ma anche attraverso l'impegno civile, perché io non posso mai dimenticare che la parte finale della vita Edoardo e Luca l'hanno dedicata ai detenuti minorenni, quindi anche un messaggio forte per le fragilità di questa città ed è l'ulteriore testimonianza che il riscatto di Napoli sta passando attraverso la cultura. La mostra sui De Filippo può essere visitata tutti i giorni fino al 24 marzo. Gli orari di apertura su www.comune.napoli.it.